Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Comincio col dirvi che vi adoro perché mi state scrivendo, consigliandomi un sacco di dischi che non conoscevo e un sacco di materiale assolutamente non fighetto. E tra le news che io non sapevo e vi chiedo scusa, c'è il fatto che i Cynic sono ancora attivi e hanno fatto un disco nuovo nel 2021. Con un batterista nuovo, come sapete, Sean Rainard è venuto a mancare nel 2020, pace all'anima sua, abbiamo già parlato di lui, e quindi mi hanno detto: ma un disco nuovo, ma chi cazzo hanno preso la batteria ai Cynic? Calcolando ovviamente il livello tecnico, il livello di buon gusto, il livello di tutto quello che è stato fatto da Sean Rainard, chi hanno preso? E hanno un nuovo batterista e vi dico la verità, ho visto 2 secondi di un playthrough e ho detto no. Fermi, adesso registriamo tutto e ce lo spariamo. Il nome di questo batterista, fatemi vedere un attimino perché lo stavo guardando prima, si chiama Matt Lynch. Minchia, ho visto un paio di secondi e l'ho già odiato profondamente perché veramente minchia fortissimo. Per cominciare, ringraziamo anche la Tama che sponsorizza con questa tazzina, ha rotto come si dice, il seguito di tazzine natalizie che stavo facendo vedere con tanta gioia in questo canale, però da questo momento in poi lo sponsor sarà della tazzina, non delle batterie, sarà la Tama. Allora, ci spariamo questo Matt Lynch, è un brano nuovo, In a Multiverse Where Atoms Sing. Che già il nome, sono riuscito a dirlo, non so neanche io come cazzo ho fatto. Il disco è uscito per la Season of Mist. E niente, ci vediamo questo Matt Lynch che mi sembra proprio uno bravo, cazzo. Ah, e tra l'altro, veramente siete dei fighi, perché a parte quei due o tre celebrolesi che continuano a chiedermi video dei soliti quattro batteristi della minchia, con tutto il rispetto alle batteristi della minchia, ovviamente, nel senso che. Ovviamente io scherzo, però ragazzi, minchia, ma come cazzo si fa a parlare sempre della stessa musica, dei stessi gruppi, della stessa. Ma che due coglioni! Cioè, il mondo della batteria è pieno di gente figa e non mi nominate sempre quattro persone che sono forti, quello che cazzo volete, ma basta, minchia! Cioè, e poi lo so che avrei più views facendo quel tipo di materiale lì, ma a me non me ne frega un cazzo. Cioè, quello che voglio che sia chiaro, io faccio questo perché mi piace. A me piace parlare di questi dischi perché mi piacciono. Non a me di fare l'ennesimo video che ci sono 40 uguali su quel batterista lì francese che vi piace tanto, che è bravissimo, ma non me ne fotte un cazzo. Ma è già stato detto quello che bisognava dire, perché devo farlo anche? Cioè, spiegatemi perché cazzo è che devo fare quello che fanno gli altri. Il canale fighetto col tipo col microfono figo che non c'è l'amico con la moto che passa. No, questo no, in caso non fosse ancora chiaro, anche sputato, questo non è un canale. Quindi basta chiedermi le solite cose. Io faccio i video che voglio io. E però, se avete video come questo da consigliarmi di batteristi veramente di cui non si è parlato, che siano validi o anche non validi, cioè, alla fine poi validi o meno lo decidiamo sempre insieme. Fatemi sapere. Detto questo, ritorno ai Cynic. Ma che cazzo sto guardando? Grazie a chiunque me l'abbia mandato il link. Allora, megoglioni. Prima cosa che noto, che un po' non mi aspettavo da uno che suona con i Cynic, le bacchette tenute al contrario, quindi con la
La punta non c'è, tutto con il culo della bacchetta, quindi con un suono che deve essere molto violento, eppure facendo una roba abbastanza fine. Sean Render non mi ha mai fatto una cosa del genere, secondo me, adesso che comunque era molto più, sai, la punta della bacchetta dà un dettaglio diverso, però è molto interessante questo modo di questo approccio in questo tipo di musica. Bello il set di Piatti e Minol. Questo mi sembra un ride da 24 megabel Byzance, mai sentito parlare. Questi sono i Pure Alloy, che sono dei bellissimi piatti. Iron Cobra, la batteria sembra una Tama, adesso lo vediamo nel dettaglio. Non sono molto convinto di questa microfonazione, quindi potrebbe essere fatto in playback sulle parti del disco, però non è detto. Infatti chiederò al mio, se qualche fonico tra di voi, se è possibile avere questa definizione di tom solo con un microfono, che è questo qua, che sembra stia captando entrambi, ma o l'hanno risemplato dopo. Attenzione, il crash qua è rotto, quindi bravo, non sei un fighetto. Megoglioni, bravo. Quindi questo è Matt Lynch, il nuovo batterista, poi non si rimarrà informazione, adesso non so come sia la situazione dei Scenic, però batterista valido, un po', se vogliamo, un po' più moderno, un po' più mathematic metal rispetto a Sean Reinhardt, ma comunque bravo, vabbè, ovviamente non poteva che essere uno valido. Poi io non sono un grande fan, come sapete, dei suoni super perfetti, così infatti per me i Scenic sono quelli di Focus, sono un boomer, lo sapete, questo non cane da fighetti, la batteria stratigarata mi fa cagare, se non nei Morbid Angel di Gateway Stimulation, lì mi piace, perché non è quantizzata, è proprio brutale. Vabbè, comunque, gran batterista, grazie ragazzi a chi mi manda questi link. Continuate a mandarmi link su Instagram oppure commentando anche qua su YouTube. C'è tanta roba figa da ascoltare, per me è un piacere ascoltarla con voi. Molti mi scrivono grazie che mi fai conoscere questo batterista e quest'altro. Ragazzi, la batteria è la mia vita, la mia più grande passione, e trovo assolutamente ridicolo quando si parla sempre delle solite quattro troiate, perché c'è tanta roba figa da ascoltare, come in questo caso. D'accordo? Un like, un commento, attivate la campanella, e in caso non fosse chiaro, volevo dire una cazzata che non c'entra un cazzo. Comunque il suo stile, volendo un po' jazz, mi ricorda un po' zio Tonio degli albori, no, sto scherzando. Quella cosa bella sono tutte le puttanate che scrivete nei commenti, quindi siete il pubblico migliore del mondo, vi voglio bene. A presto ragazzi, ciao.